Comandante Biagio Storniolo, in occasione della festa dell'arma, un bilancio sui dati annuali, uno che spicca sono i reati in calo. Sì, un anno di intensa attività, reati, l'andamento della curiosità in particolare è in calo, ma questo, come più volte ripetuto anche in passato, non ci soddisfa. Noi dobbiamo e abbiamo il dovere di fare di più per dare delle risposte sempre più concrete ai nostri cittadini. Sicuramente comunque questo calo della delittuosità in genere, anche quella che riguarda i reati contro il patrimonio, ci conforta, significa che il lavoro svolto in sinergia anche con le altre forze dell'ordine è un lavoro che ha portato i suoi frutti. Dobbiamo andare avanti su questa strada e cercare di fare ancora meglio. Capitolo incidenti stradali, un tema che vi impegna particolarmente, soprattutto nei fine settimana. Assolutamente sì, è un aspetto del servizio che ci impegna moltissimo, che purtroppo distoglie anche molte risorse dal controllo del territorio. In passato abbiamo già avuto modo di affrontare questo tema con gli amministratori dei vari comuni, in prefettura, insieme con il signor prefetto si è cercato insomma di dare una spinta importante per fare in modo che le sinergie con le altre forze di polizia, le polizie locali in particolare, sia sempre più forte, talché si riesca poi ad ottenere ottenere la possibilità che le nostre risorse vengano dedicate in via prioritaria ovviamente al controllo del territorio. Infine un aggiornamento sulle indagini sui vari delitti avvenuti negli ultimi mesi, negli ultimi anni in Bergamasca, a partire da quello del cinese ucciso ad Albano. Sì, le indagini stanno proseguendo in maniera direi serrata, come avrete già letto qualche giorno solo, come sapete bene, insomma, abbiamo ottenuto un risultato importante con l'arresto di uno dei due presunti autori, lo chiamiamo ancora tale, dell'omicidio dell'ucraino qui ad Albino nel mese di settembre del 2015. Ci stiamo muovendo e riteniamo di essere sulla strada giusta per quanto attiene l'omicidio di un albanese avvenuto alla fine dell'anno trascorso a Treviglio, e poi stiamo lavorando alacremente per quanto attiene l'omicidio del cittadino cinese avvenuto invece ad Albano Sant'Alessandro. Ecco, le piste che sembrano emergere sono magari diverse da quelle uscite finora, soprattutto sugli organi di stampa. Con riferimento al cittadino cinese, insomma, non ci sono con franchezza evidenze rispetto alla presenza di una criminalità etnica, mi riferisco alla mafia cinese in particolare. Le indagini sono sviluppate su altri percorsi, non sottovalutiamo nulla, però insomma, sicuramente al momento non ci sono evidenze rispetto a quell'ipotesi di cui hanno parlato gli organi di stampa.